Lei come si definisce? Che lavoro fa? Io sono barfist, sono consulente sulle ciclologie biologiche da ormai quasi 30 anni e ricercatore in questo senso. Ho fatto anche una tesi a Bruxelles come professore sulle ciclologie biologiche e diciamo da quasi 20 anni sto insegnando queste conoscenze scientifiche nel mondo italiano e ora anche nel mondo. Che cosa fate voi? Appunto, che ce lo spieghi sinteticamente. Allora, per chi non conosce il campo, semplicemente queste scoperte del dottor Hammer sono le scoperte di una precisa corrispondenza tra un'emozione, un'esperienza emotiva, un'area cerebrale o alcune aree cerebrali che sono attivate e una risposta organica. No? Questa precisione millimetrica è un sapere medico scientifico nuovo che noi stiamo promulgando sia per beneficio dell'utente in medicina che ha così la capacità di capire cosa gli sta succedendo e perché, sia un professionista che facendo il suo mestiere, avendo questa conoscenza in più, può fare con maggiore precisione, con maggiore puntualità il suo mestiere. Quante persone vi seguono? Non lo so, perché... Cioè che interesse c'è rispetto a queste cose? No, l'interesse è un interesse a due livelli. Uno è l'interesse in generale, no? Perché ormai oggi la gente ha bisogno di sapere, ok? Quindi non so adesso se le mie cifre sono esatte, però ho sentito in questa campagna mediatica che c'è stata ultimamente un oncologo che scriveva dicendo che ci sono in Italia 20% delle persone che rifiutano le terapie oncologiche ufficiali. Questo non perché conoscono Hammer, ma semplicemente perché la gente sta aprendo gli occhi. Io voglio sapere la verità, io voglio sapere i fondamenti scientifici. Io vedo da destra a manca gente morire di chemio, i miei fratelli, mia mamma, mio cugino, e adesso io mi rifiuto, no? Perché voglio sapere di più. Quindi c'è un interesse in questa ricerca verso altre possibilità proprio di una grande parte di persone. Poi c'è una parte di persone che si sono addentrati in questa conoscenza e che hanno cominciato quindi a comprendere come funziona queste leggi biologiche, come funzionano queste eziologie, queste origini delle malattie, e per cui hanno diversi livelli di conoscenza. Secondo queste teorie, da quello che lei stesso dice, il tumore non è il male, è un qualcosa di sensato che il nostro corpo fa. Così? Io non ho detto questo. Il dottor Hammer, che io ho conosciuto e che sono grato che lui abbia messo alla luce, non le ha inventate, ma scoperte queste leggi biologiche, lui ha semplicemente visto queste corrispondenze. Dire che un tumore c'è o non c'è è ridicolo, perché se noi vediamo una massa tumorale, la massa tumorale c'è. Okay? Semplicemente la lettura di quello che sta succedendo nel nostro corpo dipende dai parametri con cui io sto analizzando questa situazione. Se io adesso compenso a una analisi che è fatta sommariamente in medicina allopatica o anche nelle medicine naturali, dove c'è questa cellula impazzita che fa le sue bizze, no? Dove c'è un sistema immunitario che non funziona, dove c'è tutto qualcosa di rotto nella macchina, no? E quindi quella massa tumorale sarà il risultato di un errore. Per la scienza ufficiale il tumore è una modificazione a livello cellulare. C'è una qualcosa sì o no? Sì, assolutamente sì. Qual è la differenza allora con la scienza ufficiale? È l'eziologia. Dal momento che io posso... Cioè quella modificazione cellulare, secondo lei, secondo queste teorie, arriva da un'esperienza emozionale, psicologica. Questa modificazione ha come eziologia tutta una cascata
dove c'è l'emozione, l'esperienza emotiva, l'attivazione di aree cerebrali ben precise, e lì non siamo, non è Hammer, ci sono premi Nobel mondiali che hanno parlato di attivazioni cerebrali, la Candesberg che ha fatto tutto questo lavoro micidiale su tutti i neurotrasmettitori, quindi c'è tutta questa cascata che poi produce una reazione a livello cellulare. E questo è una cosa che possiamo verificare scientificamente ogni giorno. Però gli scienziati, gli oncologi dicono che non è così, cioè questa modificazione... Io non sono scienziati o oncologi, sono due cose diverse. La scienza, diciamo così, la scienza ufficiale, mettiamoci d'accordo su questi termini, la scienza ufficiale dice, non è mai stato dimostrato che una emozione, qualcosa a livello psicologico, abbia prodotto questa modificazione cellulare tale da far venire il tumore. Questo ce l'ha detto per esempio l'associazione, la Cancer Society tedesca. Benissimo, perfetto. Loro hanno i loro interessi ed è giusto che dicano così. Semplicemente non è che non è stato mai dimostrato, è che da una parte c'è stata una ricerca fatta sempre empiricamente dalle varie persone che stanno applicando queste conoscenze e non è stato fatto finora mai un lavoro serio di ricerca in istituti accreditati. E questo è il problema oggi. Difatti stiamo lavorando a un paio di progetti che stanno nascendo nei prossimi anni, dove ci sarà proprio una situazione di clinica di medicina integrata dove potremo lavorare su proprio questa scientificità. Io nel mio piccolo ho scritto questo libro che per tutti coloro che sono interessati a entrare in materia seriamente e sobriamente, non con una maniera fanatica, semplicemente per apprendere le basi, qui troverete un caso, per esempio, proprio dove un medico che seriamente si mette in discussione, qui comincia a leggere, perché noi abbiamo un tumore generalizzato nel polmone e 6 mesi dopo una lastra dove il polmone è vuoto, dove 25 luminari di scienza primari di Aviano, di Reggio Emilia, di Milano, perfino luminari venuti dall'America, hanno detto a questo signore che lui aveva 2 o 3 mesi di vita, che ormai il tumore era cresciuto, che ormai lui non aveva scampo. 25 luminari che gli hanno detto così. Questo signore sta bene, sono passati oltre 10 anni, vado ogni tanto a mangiare la pizza con lui. E come ha risolto, secondo le vostre... Perché la precisione, per entrare in un piccolo ambito, non è la precisione delle leggi biologiche, un adenocarcinoma polmonare, alveolare, quindi, cresce in fase attiva quando io ho l'angoscia di morire. Quando ho questa angoscia di morire, gli alveoli crescono. E lì potete leggere tutta la storia perché ha avuto questa angoscia, eccetera. E quando questo signore, io l'ho visto un paio di volte o tre, lui ormai era spacciato, ok? L'ho visto 3 volte forse. E abbiamo lavorato sulla parte interiore del sentito proprio emotivo viscerale, che è quello della paura di morire, e lui ha cominciato a fare una tossetta fastidiosa, che è quella tipica tossetta tubercolotica che abbiamo, no? Quando abbiamo la soluzione di questa adenocarcinoma, e dopo 5-6 mesi abbiamo fatto un'altra lastra ed era pervio, cioè pulito. E tra l'altro questo signore, essendo straniero, gli hanno fatto diverse lastre con la scusa che lui non aveva diritto alla patente, perché lui era un paziente oncologico, quindi non aveva diritto ad avere la patente, e hanno rifatto varie volte questo negli anni, e sempre pulito. Quindi abbiamo fatto un lavoro alla base. Nulla toglie il fatto che c'era un tumore, c'era una della carcinoma, c'era, è stato repertoriato da tutti, no? Però questo signore è un esempio chiaro, no? Certo. Ci sono tanti esempi così. Però perché non avete il riconoscimento scientifico? Cioè queste prove qui, lei, fate scrivere il libro, non le deve far vedere a me. Cioè ci sono degli organi proposti che non vi hanno riconosciuto. Perché? Cioè voi per la scienza non esistete, siete dei ciarlatani. Questo è il diritto di ognuno di dire quello che vuole, nel senso che ogni professionista serio che si è messo a studiare questa roba qua
ha cominciato a ritrovare il piacere di fare il medico, di fare il fisiatra, di fare il psicologo, sapendo cosa sta facendo, sapendo perché sta succedendo questa cosa e, se necessario, se c'è una situazione d'urgenza, va trattata con i metodi di urgenza per permettere la sopravvivenza della persona, ma alla base, nello stesso momento, vado a occuparmi anche dell'eziologia, cioè della ragione per cui questa malattia viene. Sì, ma la domanda è perché non viene riconosciuto? Questa cosa è semplicemente quello che ho detto prima, perché finora c'è stato tanto buon intento, tanto bla bla su contro, pro, e non c'è stato il lavoro concreto di gente che sta lavorando con queste conoscenze, che ha fatto delle ricerche scientifiche in luoghi che... Però capisci che è pericoloso così? Non è pericoloso. Cioè, se io mi affido a voi, voi chi siete? Allora, a livello ufficiale, cioè una ragazzina che prende questo libro e dice il tumore arriva appunto... No, se vi prende questo libro no, se prende un altro libro forse, ma questo no. Questo no, vabbè, un libro della... del dottor Hammer. Vabbè, lei ha portato le idee di Hammer e di Lasse. No, io ho portato le conoscenze scientifiche. Le conoscenze. E che mi dissocio assolutamente da tutto questo zuppone politico della nuova medicina germanica. No, qua non si tratta di... Hammer dice, per esempio, che chi ha inventato la chemioterapia deve andare all'inferno. Io non dico che chi ha inventato la chemioterapia deve andare all'inferno. Io dico, se a livello, e non sono io, non è Hammer, ma a livello mondiale ci sono ricerche scientifiche fatte su migliaia di persone in America, in Australia, dove hanno dimostrato chiaramente che la chemio in 2,25% dei casi ha forse avuto un effetto. Questo è un dato medio, però. Lei sa benissimo che sì, non dobbiamo giocare sui numeri. No, vabbè. Ci sono tumori per cui c'è il 60-70% di possibilità di guarigione con la chemio, ci sono tumori magari meno diffusi che hanno okay. Il 2%. Ed è semplicemente... Lì abbiamo tutto il discorso scientifico da fare. Perché in Italia... Però appunto, se... Sì. Proprio perché noi dobbiamo essere concreti. Quindi voi ufficialmente non siete riconosciuti, giusto? Se arriva da lei qualcuno che ha un tumore, lei appunto cerca di capire, di risalire, secondo le vostre teorie, all'origine di questo tumore. Questo, ho fatto l'esempio di prima, questo signore arriva da me, gli hanno dato pochi mesi di vita, è ormai spacciato da tutti, io gli spiego perché lui ha avuto questo, lui comincia a capire nella sua storia personale esattamente come sono andate le cose, da quel momento lui è disponibile a fare un lavoro proprio dal punto di vista emotivo, che sia di scioglimento per questa angoscia, paura che lui ha avuto e che viene corroborata da ogni specialista che lui vedeva in più, che gli diceva che lui andava a morire, quindi aumentava sempre la sua paura di morire, no? Lavorando su questo, lui di sintomi non ne aveva particolarmente, quindi non ne aveva bisogno un sostegno medico. Io non sono personalmente medico, quindi se c'è bisogno di un sostegno medico, a quel momento viene sostenuto dal medico. Però se il medico gli dice fatti la chemio, sì. Lei invece che le dice? Io non dico, se, finché uno crede che ci sono cellule impazzite e che vada normale, che lui faccia la chemio. Poi quando comincia a capire... Però se poi lei dice il 2%, solo il 2%... E 2,25, almeno 25 in più, dai. Quindi lei non ci crede nella chemio? Ma no, non è questione di credere, sono i fatti che non... Cioè, scusi, c'è a livello mondiale, evidence-based medicine, che l'ha fatto vedere chiaramente. E non solo, non c'entra Harvard, c'entra l'apertura a una letteratura scientifica mondiale, che è ora che anche in Italia si faccia. Perché abbiamo Cochrane, abbiamo evidence-based medicine, abbiamo un nugolo di persone che hanno un spirito scientifico di precisione e che hanno dimostrato le stesse cose. Quindi io non credere o non credere, per me questo è religione, non c'entra con i fatti. I fatti sono... Però se... capisce che siamo tutti d'accordo che ci sono gli interessi delle grandi case farmaceutiche, questo è il dubbio. Questo. Però non è che possiamo dire c'è un grande complotto contro di noi, contro le nostre teorie. Io non ho parlato di complotto. No, nel senso, non ci riconoscono perché ancora aspetto quella risposta. Cioè, non vi riconoscono perché? Se scientificamente, no, dice, è tipico che non c'è un riconoscimento in nessuna parte del mondo, dell'istituto indipendente, ma che dice le teorie di Hammer
sono validati. L'ho spiegato, l'ho detto prima, la risposta è questa. Finora c'è stato tanto buon intento in tutto questo stuolo di persone, operatori che applicano le leggi biologiche, ma non c'è stato chi si è messo a tavolino a fare delle ricerche scientifiche. Cioè, che siano... Però nel frattempo la gente appunto muore. Ma muore di chemio tutti i giorni, signori, tutti i giorni. E muore anche di altro. Cosa stiamo parlando? Sicuro che muore. Noi stiamo parlando di andare avanti su una strada sobria e scientifica. E fino adesso ci siamo occupati a tappare i buchi, aiutare la gente, a sostenere la gente, ma non abbiamo avuto finora delle ricerche scientifiche avallate. Questo quindi siamo d'accordo sul fatto che ad oggi le teorie di Hammer non sono scientificamente validate, però. Non sono scientificamente, non è che non ci sono ricerche, ci sono tante, ci sono anche, c'è stato anche a Tirnava tanto tempo fa, nel 98 già, con Hammer, voglio dire, queste dimostrazioni a livello universitario, però non sono state fatte in una modalità che noi stiamo adesso portando avanti. Cioè, il protocollo, il metodo è scientifico e noi faremo... Quindi ad oggi non sono validate. Fino ad oggi non c'è una ricerca che sia stata validata in un istituto accreditato, perché lei sa benissimo che se io faccio una ricerca dei cavoli miei da qualche parte non vale, deve essere all'interno dell'università, non solo dell'istituto universitario. Quindi questo sta valutando. Quando dico è pericoloso in questo senso, cioè una persona che si rivolge a lei, che non ha appunto, abbiamo detto, una validazione scientifica ufficiale. Sì. Cioè lei a che titolo fa questo? Io non sono medico e io non vado a discutere una terapia medica. Io do alla persona un'informazione e permetto a lei di trovare delle nuove strategie nella sua vita, perché proprio stiamo parlando di eziologia emotiva, per cui lei possa uscire da certi loop che la portano sempre a peggiorare la sua situazione. Per cui, semplicemente le diamo un sostegno. Però questo è più appunto un sostegno psicologico. Psicologico, anche lì, lei mi vuole in due minuti che io spieghi una cosa molto complessa, perché non è psicologico, è biologico, è la reazione immediata che il corpo ha di fronte a una situazione inaspettata. Sì, ma il disagio che ho io, ripeto, e a rapportarmi con lei, cioè a che titolo lei fa questo? È questo che io, se non avete una validazione scientifica ufficiale ancora, è questo che mi spaventa. Allora, il titolo... Cioè allora io domani mattina esco fuori e dico la mia, inizio a fare dei corsi, io metto in dubbio che ci saranno degli studi dietro, eccetera, però dico come principio, cioè se non c'è una regolamentazione. Lei mi parla così giustamente perché ignora i dati, ignora di cosa stiamo parlando, perché le leggi biologiche fanno vedere semplicemente come funziona. E se lei viene con qualsiasi problema, che sia di qualsiasi genere, che sia un eczema o che sia un problema di non dormire di notte, uguale, o che sia anche una diagnosi oncologica, sì, uguale. Mi piace finire. Io semplicemente le permetto di comprendere, non in generale, in particolare nella sua storia, cosa sta succedendo e cosa fa cosa. Ok? A quel momento lei è in capacità di scegliere di cambiare alcune cose. Ma una ragazzina di 18 anni, per esempio quella che è morta a settembre, che io non conosco. No, le faccio un esempio. Come fa una ragazzina di 18 anni a capire quello che le sta succedendo e a decidere se fidarsi della medicina ufficiale oppure comprendere quello che le sta succedendo e quindi rifiutare la chemio? Lei ha rifiutato semplicemente perché la sua amica o cugina, non so, che è morta pochi tempi fa con la stessa malattia. Ha rifiutato pure perché il padre era un seguace delle teorie di Hammer. Di Hammer, non delle leggi biologiche. Ok, cioè le leggi biologiche sono un seguace delle allora, teorie di diciamo così. Sentite, io sono molto preoccupato perché
Pure no, la confusione in questo campo è grande. Noi come scuola di formazione professionale stiamo portando avanti un lavoro di precisione. Tutte queste cose qualunquiste o fatte col buon intento ma un po' così sono pericolosissime, sono d'accordo con lei. Okay? Ma quando andiamo a vedere preciso preciso, noi cominciamo a vedere proprio come succedono le cose. E se lei si prenderà il tempo di leggere questi aneddoti che ci sono dentro qua, che sono tutte persone che hanno vari problemi e che con la comprensione di quello che succede hanno potuto trovare nuove strategie nella loro vita e questa sintomatologia si risolve. Nel senso, una sintomatologia che in medicina era già data per spacciata. Okay? Questi sono i fatti. E questi ne abbiamo tanti. Ne abbiamo tanti. Semplicemente la persona viene da me. Io non sono un valido o non valido perché la scienza ufficiale mi accredita. Io sono valido o non valido quando rispetto la persona nella sua situazione. Quando io posso permettere alla persona non di dare una nuova credenza, una nuova ipotesi, ma di dargli gli strumenti per vedere lei stessa cosa succede. Però questo lo possono fare tutti. Cioè, no. Chi rispetta la persona, no. Fa, cioè se non c'è una ripetizione. Perché io ho la grande fortuna di poter promuovere questa conoscenza, questo sapere medico, scientifico, che è verificabile da chiunque, non è più una teoria. Se io le dico che lei ha il raffreddore, no? E lei pensa che è per il freddo, è libero di crederlo, lo dice anche il raffreddore. Ma se invece le faccio vedere esattamente che lei il raffreddore l'ha avuto qualche mezz'ora dopo, che lei ha risolto un'angoscia di come sarà, un'ansia, eh? Come la bestia che nella foresta alza il muso e dice cos'è sto odore, ma chissà cos'è. Quando si risolve, lì c'è il raffreddore. Le faccio vedere esattamente nella sua vita personale, quando è successo, cosa è successo, com'è stato. No? E qui c'è anche un caso molto carino, una signora che aveva la febbre tutti i giorni da 2 mesi, no? E che una sola volta l'ho vista, le ho potuto vedere insieme a lei esattamente cos'era. E aveva preso di tutto, anche medicamenti, antistaminici, di tutto aveva preso. Ok? E una sola volta lei ha capito cosa è successo, a quel momento ha potuto trovare una strategia sua diversa e la cosa si è risolta. E per i tumori funzionerebbe anche così. Cioè, se io risolvo, diciamo, a me parla di conflitti. Lei, da quello che mi sembra, ha preso un po' le distanze, no? Il conflitto è una parolaccia, perché conflitto implica una guerra. Noi abbiamo delle attivazioni. Quando uno succede una cosa inaspettata, ah! E in quel momento ho contratto tutti i muscoli, ho bloccato la respirazione, ho fatto tutta una serie di respirazioni. Di reazioni immediate. Quindi sempre per essere concreti. Quindi il tumore non viene per il fumo, per l'inquinamento. Io non dico di no, io dico di no, dimostratemelo. Lei dice di no. Io non dico di no, io dico non c'è un'oncia di dimostrazione. Quindi secondo lei viene appunto per attivazioni a livello cerebrale? La dimostrazione è qua. Avete solo da guardare qua. Quindi fumo, inquinamento, tutto questo non c'entra con il tumore. No. Non dico che fumo e inquinamento facciano bene, non mi fraintenda, ma non è quello lo scatenante per un adenocarcinoma. Però lì ci sono degli studi validati scientificamente. È vero. Cioè abbiamo il 60% dei fumatori hanno il tumore. No, cioè, no, scusate, non è così. Questa statistica non è stata fatta. Sui miliardi di fumatori, alcuni hanno il tumore. Di quelli che hanno il tumore, 60% sono fumatori, gli altri 40% sono fumatori no, passivi. Ma che risposta è? Cioè qui stiamo parlando del 100%. Ogni volta che succede questo, deve succedere questo a livello cerebrale e questo a livello organico. Solo così abbiamo scienza, altrimenti abbiamo supposizioni. Però appunto dico complotti, quindi anche se lei non pronuncia questa parola... Complotto? Io non mi rifiuto. No, però nel senso che dico... Da un lato c'è una scienza a cui lei non crede. Non è vero.
Io sto cioè, non credo, perché ma non è vero, scusi, vado a vedere le pubblicazioni a queste pubblicazioni scientifiche. Ma lo dice Evidence-Based Medicine, lo dice Cochrane, 2%, solo 2% delle pubblicazioni scientifiche fatte su Science, Medical Journal, British Medical Journal, eccetera, sono di congruenza interna. Non ci sono ricerche di congruenza interna, signori. Su tutto quello, Ben Goldacker, che forse conosce lei, dice io come medico sono stufo di essere disinformato. Basta! E su questo siamo d'accordo, basta. Però... E io sto parlando di scienza. No, non è che io non credo alla scienza. Questo mi sta mettendo qualcosa che non è giusto. Okay. Io sto credendo assolutamente a un processo scientifico che sia realmente scientifico e che abbia congruenza interna. Se io dico che il 60% di quelli che hanno tumore fumano e che quindi la causa del fumo, questo è una supposizione senza fondamento scientifico. Quindi non che non è la ricerca questo. Però ripeto, dall'altro lato voi non avete queste evidenze però. Noi abbiamo 100%. Ma 100% faremo... non sì, validate ufficialmente. Non validate ufficialmente, siamo d'accordo. È questo. E questo è stato la nostra. E io le dico che io non sono nessuno, sto facendo il mio lavoro da anni, ricercando, andando avanti, sia a livello didattico, abbiamo ora una scuola di professionale veramente. Serie precise, le persone che stanno facendo questa scuola stanno facendo un salto quantico proprio in questa precisione e già gli allievi al secondo e terzo anno dovranno portare delle tesi universitarie con tanto di dati portati a livello di scientificità mondiale. Quindi tutto questo sta avvenendo in questi anni. E mi dia due anni di tempo e queste cose lei potrà venirmi a dire ok, adesso abbiamo tutte le verifiche scientifiche. Fino adesso non è stata, e la pecca è stata quella del, proprio in base a questa informazione di Hammer, che io posso capire umanamente, ma che dal punto di vista dell'efficacità è nullo, no? Di questo di gridare contro il complotto, non c'è nessun complotto, sì, ci sono gli interessi Big Pharma, eccetera, però non c'è nessun complotto in genere, c'è il fatto che nessuno di quelli delle leggi biologiche e della nuova medicina si sono messi a tavolino a fare delle ricerche scientifiche. E questo è questo il grande pecca. Quindi lo farete. Le faccio un esempio di quelli che ho trattato durante il servizio. Un neo di un centimetro è cresciuto fino a 11 cm, una signora è morta con questo melanoma. No. La dottoressa che la seguiva, dottoressa, laureata in medicina e chirurgia, era una seguace di Hammer. Le seguaci di Hammer non mi interessano. A me interessa chi ha la testa sulle spalle. E se c'è un neo che cresce a un centimetro, due centimetri, vabbè, se è un neo che cresce più di 2-3 centimetri, a quel momento intervengo. Ma non vedo dove è il problema, qui non c'entra seguace o non seguace, perché io proprio seguace non sono proprio nessuno e assolutamente sono allergico a tutti quelli che sarebbero ancora seguaci. Io voglio gente che possa essere presente, scientificamente presente e che di fronte a una situazione con la posizione deontologica dovuta a un medico di essere assolutamente in coscienza e in scienza e coscienza di lavorare per il bene della persona. Quindi se adesso questa persona ha bisogno di un intervento per asportare un tumore eccessivo, lo deve fare, no? Cioè, dove è il problema? Capito? Se adesso però io posso anche lavorare a livello emotivo per evitare che la persona rifaccia le stesse cose e quindi riproduca le stesse situazioni cellulari, ma quando una situazione cellulare richiede un intervento, questo è una cosa da fare. E che adesso io non conosco questa situazione, non so niente, quindi non mi permetterei assolutamente di dire nulla, però dico, quando questa cosa cresce 11 cm, conoscendo anche le leggi biologiche, io so che una persona si sente deturpata, nel senso che si sente
che lì è in pericolo, e quindi questo continuerebbe a crescere comunque. E abbiamo bisogno lì assolutamente di un intervento di pulizia chirurgica. Il fatto che questo non sia stato fatto è perché il medico stesso era... stato fatto 9 anni dopo, però poi non ha fatto la chemio. E no, poi... ma non è per quello. E poi non è morto per melanoma. Scusi. Perché anche questa è un'altra cosa, no? Quando le dicono che muoiono un altro, sanno tutte le ricerche che verranno fuori fra un paio d'anni. Avete i tempi contati, insomma. No, no, ve lo dico. Perché cosa è morta? No, sarà morta in tutta una cascata di cose, no? Ma non per le cellule melanoma. Le cellule melanoma sono lì, io sono solo dove ce l'aveva, no? E dico, quello... La dottoressa le diceva siccome è una ragazza madre, hai dei bisogni... Ma io non entro in qualcosa che non conosco, perché stiamo parlando seriamente. Ogni persona è un mondo e se vogliamo parlare seriamente, parliamo di una situazione da A a Z. Non entro in questa roba. Le dico semplicemente che quando una situazione continua a crescere, vuol dire che la persona alla base non ha risolto il suo problema. Quindi devo intervenire chirurgicamente. Chemio no, però. La chemio, dimostratemi che serve, volentieri. E se è necessario... No, perché voglio saperla su, per lei non serve. Cioè, io voglio essere chiaro, cioè dobbiamo mandare dei messaggi chiari. Per lei serve? No, lei mi sta mettendo in... mi sta chiedendo di parlare di un'ipotesi, ok? Perché i dati scientifici dimostrano il contrario. Che non serve? No, che serve in pochissime parti, in pochissimi momenti, punto. E poi bisogna vedere, perché tra l'altro voi sapete come vengono fatte le statistiche. Eh? Allora, se hanno fatto la chemio per questo o quell'altra situazione tumorale, la persona sopravvissuta poi è morta per qualcos'altro, ma fa niente. Ma se si va a vedere perché è morta, andiamo a vedere. Se prendete, allora conoscete il testo di Abel? Sì, sì, però quello che devo... conosce il testo Abel? Di Abel. No, Abel. Abel è un medico, oncologo, che semplicemente ha fatto la statistica all'incontrario nella sua città, non so di quanti mila abitanti, ha detto tutti quelli che hanno fatto la chemio, quanti sono ancora vivi, ok? E lì siamo arrivati al 98% di morti. Quindi andiamo a vedere cos'è la scienza. Quindi lei mi sta chiedendo di dire sì o no a qualcosa che io... non ho nessun riscontro scientifico su quello che avviene. Invece, le posso dire che le persone che vengono a me, persone che fanno la chemio, altre che non la fanno, non è molto rilevante questo per me. Per me è rilevante la persona che può uscire dal loop e quindi poi la situazione si stabilizza. Perché voi sapete benissimo che fanno una serie di chemio, arrivano a casa e poi riparte un'altra cosa, ok? Poi per la prima serie dicono che è guarito e per l'altra è morto. E cioè, dov'è la statistica? Sempre per la scienza, per chi vi critica dice è facile così, cioè è dare troppa responsabilità. Cioè chi ha un tumore è una persona fragile, per cui se da un lato c'è chi propone la chemioterapia, che è sofferenza, che è effetti collaterali, dall'altro c'è, devi solo risolvere i tuoi problemi, capire perché ti è venuto questo tumore, e quindi devi solo risolverlo senza nessun intervento, diciamo, esterno, invasivo, è troppo facile. Ovvio che scegli quello, è come dargli una pistola puntata sulla fronte e dice... la chemio non serve, se tu te la vuoi fare fatela, però non serve, cioè scientificamente non serve. La ringrazio per questa domanda, perché non c'è bianco e nero, e non, io non sono né dalla parte la chemio serve, non sono neanche la parte che non bisogna farlo. Io sono la parte di cosa fa bene a te, persona, in questo momento. Cosa è la cosa che a te fa è necessaria. Punto. E qui siamo molto lontani dai seguaci di Hammer o da chi ci critica come ciarlatani, senza neanche conoscere la base, neanche la base, niente. No? Anzi,
pensate un po' che oggi siamo arrivati al punto dove l'ordine dei medici, no, chiede ai medici di abiurare, siccome il dottor Hammer, che ha scoperto queste leggi biologiche, è stato radiato ai tempi per ragioni oscure dall'ordine dei medici, quindi quello che dice Hammer non è vero. Non sanno niente delle basi delle leggi biologiche, che sono verificabili in ogni raffreddore, in ogni tumore, in ogni psicosi, in ogni piccola o grande eczema, ogni melanoma, sono verificabili. Ma non sanno niente perché diciamo che non sono tenuti a saperlo, fino a quando non c'è un protocollo ufficiale. Siamo d'accordo, ma io non faccio non sto colpevolizzando nessuno, sto dicendo semplicemente che questa manco di una ricerca scientifica a livello ufficiale da parte nostra, no? Questo è stato un po' l'inizio disastroso fatto da un dottor Hammer braccato da tutti, e dove lui è andato contro tutti, di fatto ha scritto un libro, uno contro tutti, eccetera, ma non si è occupato di questa parte, no? Noi stiamo adesso recuperando questo manco. Perché Hammer l'ha, tra virgolette, scomunicata? Lei era braccio destro di Hammer. Il braccio destro? Era così, ho letto. Sì, ecco. Dica lei. Io sono stato a fianco del dottor Hammer e lo ringrazio per due cose. Uno, perché lui mi ha permesso di conoscere queste leggi biologiche, e dall'altra perché mi ha dato una modalità di presenza, di precisione scientifica che non dà più nulla per scontato, nulla. Per cui queste due cose veramente sono state l'insegnamento più grande che ho potuto avere da qui. Questo vuol dire che oggi io vado avanti proprio con questa modalità. E il giorno che io gli ho detto: tu non puoi più dire queste cose sui ebrei e non ebrei, che tu non, i bambini a Tel Aviv muoiono di chemio e di terapie oncologiche ugualmente come qua. Tu non puoi dire questa roba perché io ho le prove, perché ho persone che sono andate negli ospedali di Tel Aviv a vedere questi poveri bambini senza capelli a morire lì con la leucemia, no? Esattamente come in Europa, quindi basta, e da lì lui mi ha chiuso le porte. Okay. Quindi più una cosa politica. Politica, non c'entra niente con le leggi biologiche. Però lui dice, ho sentito con le mie orecchie, dice all'epoca quando aveva addirittura delle cliniche, questo signore aveva un conflitto con il suo capo. Il suo capo l'ha fatto venire qui, hanno fatto pace e il tumore è scomparso. Ma lei ci crede a queste cose? Non è che scompare, sono parole dette male. Un tumore che sta crescendo, e qui l'avete la prova, scusate, basta guardare, basta voler guardare. È chiaro che è facile denigrare senza guardare, così almeno ci sono i bianchi, i neri e buonanotte. Qui non ci sono bianchi e neri, qui c'è una persona con un vissuto unico, con una situazione unica e che ha bisogno di un sostegno a tutti i livelli. Quindi un litigio con il capo può causare un tumore? No, il litigio con il capo dipende. No, il litigio con il capo. No, il litigio non è l'evento che produce la cosa, è come la persona lo sente. E può essere che una situazione con un capo, un litigio con un capo che abbia colto in maniera inaspettata, abbia attivato alcune aree cerebrali, quindi prodotto certe reazioni precise a livello organico. Questo è possibile, sicuro, però non è perché io litigo col capo e ho il tumore. Questo è il modo da popolino. Certo, vabbè, io litigo col capo, questo litigio mi provoca 90 volte una reazione. Ma 90 volte su 100 lo mando per posto e buonanotte. Ok, però c'è una volta in cui invece me la prendo e poi me la covo dentro, e può provocare un'ulcera o una crescita a seconda di quale tessuto è. Può fare un'ulcera gastrica o può fare Poi io cerco di risolvere, capite, perché ho litigato col capo e questo tumore va via. No, questa sarebbe psicologia. Io trovo delle nuove strategie per relazionarmi col capo
e trovando una nuova possibilità, a quel momento il processo che era in corso si inverte e abbiamo una prima fase dove chiamiamo appunto la fase attiva, dove siamo in tensione, e la seconda fase, che è la fase vagotonica, dove appunto c'è un'inversione di rotta. E tra l'altro abbiamo... Ma quella io l'ho semplificata, però quindi sparisce il tumore. Non sparisce. Cioè, quella fase in cui... Non sparisce niente. Se io ho un terreno arato, resta arato, non sarà mai più vergine. Quindi, se io ho cresciuto un tumore, poi eventualmente questo può fare un processo di caseosi, quindi diventare pus, essere espulso, ma ci resterà una cicatrice, oppure può fare una incistarsi e diventare un fibroadenoma, oppure se nella fase soluzione ci sono tante recidive, diventerà una cisti incapsulata, liquida. Non è che sparisce, ci sarà un altro processo, non è che il tumore c'è o non c'è. Sono processi in corso precisissimi che hanno delle crescite, delle ulcere, delle riparazioni e dei resti cicatriziali. E questi resti cicatriziali sono a vita. Ma per questo, di dire che per questo muoio, è lì l'inghippo. È lì il guadagno delle farmaindustrie. Capito? Cioè, quando ti dico il tumore, con il tumore muori, ti sto dicendo una bugia. No, mi ammazzi. In quel momento mi ammazzi due volte. Perché con delle cellule che crescono, la domanda che faccio a tutti gli operatori, i medici, i scienziati, se con una qualche cellula che cresce in più nel seno, con una qualche cellula che cresce in più nella prostata, come faccio a morire? Questa è la domanda. Quindi questo che lei dice è un tumore, cioè sì, un tumore. Questa cellula in più. Sì, queste cellule che crescono più che sono un tumore. Per i medici fanno morire, per lei no. Per i medici non sono degli scienziati, i medici sono applicatori della scienza, però non sono scienziati. E lo scienziato dice potrebbe essere così cos'ha, e il medico dice è così. Ok? Ma è diverso, quello che dicevo prima quando mi ha detto oncologi scienziati, non so, no, gli oncologi sono applicatori della scienza. Senta, rispetto invece appunto alle persone che sono morte seguendo questi... Io non so se hanno seguito queste, non so niente. Essendo lei che ha portato in Italia queste idee, a volte si sente responsabile moralmente? Del fatto che appunto non c'è neanche una regolamentazione. Se voi... Perché è facile dire è uno zuppone, no? Però io queste cose poi ho cercato con tutta l'anima di portare in Italia non solo la conoscenza delle biologiche, ma anche una posizione deontologica molto chiara, precisa. E io non ho, purtroppo, non ho nessun potere di nessuna maniera su tutte le persone che di buon intento, di enfasi o di fanatismo stanno seguendo in qualche maniera queste conoscenze. Io posso essere molto dispiaciuto per qualsiasi morte. Okay? La mia responsabilità di portare queste conoscenze, e sto parlando delle leggi biologiche, questa conoscenza che è precisa e verificabile nel singolo caso, questa responsabilità sono molto contento di portarla. Questo non ha nulla a che vedere con la modalità con cui il singolo operatore applica o non applica queste conoscenze. E io quindi non posso essere responsabile di qualcosa che non è sotto la mia giurisdizione, se volete, cioè non posso impedire a una persona, un operatore di comportarsi in una maniera non deontologica. Quello che però io faccio da anni è portare questa attenzione sulla precisa posizione che noi abbiamo. E essendo una situazione dove c'è una persona fragile che viene con una diagnosi di morte sulle spalle,
Io non posso permettermi di agire in qualsiasi maniera. Io posso solo essere molto chiaro sia dalla mia posizione, del mio ambito di competenza, e di permettere alla persona di trovare le cose che le permettono di essere più forte. Lei dice, appunto, non sono responsabile di chi non ha un'etica, però non essendo questa... No, non è solo un'etica, che non ha una posizione deontologica chiara, perché non è regolamentata, perché torniamo al discorso iniziale, chi siete voi? Come non è regolamentata? Se no è un far west. Ma no, domani mattina esce uno e dice quella dottoressa o quel dottore o quel fisiatra che si sono occupati di quella persona e che con un melanoma che sta crescendo non intervengono, no? Ammesso che sia così, perché io non conosco niente di questa storia, però dico, questo è un problema deontologico del medico, non c'entra, cioè è buon senso. E io non sono il factotum del buon senso in Italia, mi scusi, eh? Io posso solo permettere alle persone di avere un sapere medico che le permette alla persona stessa di essere più forte perché sa cosa sta succedendo e fare le proprie scelte. E all'operatore, medico, psichiatra, psicologo, quello che sia, di avere degli strumenti per comprendere l'eziologia e quindi di agire puntualmente anche sapendo in che fase la situazione si trova e quindi agire anche dal punto di vista organico e terapeutico in maniera puntuale. Questo... Ma non sarebbe meglio fermarsi fino a quando non c'è questo riconoscimento scientifico ufficiale? Quindi lei mi dice che una persona che adesso ha una qualsiasi situazione grave deve solo affidarsi alla medicina ufficiale e dimenticare tutto il resto. Perché non è quello che mi sta dicendo? Non sto chiedendo a lei. No. Cioè, nel senso, finché non c'è un riconoscimento scientifico ufficiale, c'è quello. Oppure c'è la scelta di non farlo. No. La scelta è di informare le persone su come funziona nel proprio corpo, cosa succede nel proprio organismo, sia per la persona coinvolta che per l'operatore. E questo è che noi facciamo un'informazione che dà una conoscenza in più. E lei mi sta dicendo che ciò non c'entra con la terapia sì o no, questo poi è l'affare dell'operatore e della persona. Ma quello che dice lei andrebbe bene se lei fosse, l'amico di quella persona. Se lei pretende di essere appunto un professionista in questo campo, sì, ci deve essere un riconoscimento. Altrimenti, io, come buon senso va bene, che una persona viene a parlare con lei e le racconta quello che vuole. Allora, io ufficialmente non ho un titolo ufficiale, ma ho 30 anni di esperienza in cui ho potuto vedere, verificare queste cose, dove ho ricercato nel mio, e adesso lo faremo anche in ambiente accreditato, dove abbiamo potuto verificare, dove io posso permettere alla persona di trovare delle conoscenze in più che mi permettono di scegliere le condizioni di causa. Punto. Io non intervengo altrimenti. E questo, secondo lei, non è pure un business, pure questo? Se il fatto che io, come consulente, prendo un onorario, se per questo è un business, siamo d'accordo che sia un business. Nel senso che lei fa il giornalista, un altro fa l'idraulico, allora l'idraulico fa il business, ok? Però intanto mi ripura la tubatura, lei fa un'informazione alle persone, cioè è un lavoro, ok? Il business è che questo signore qua aveva speso per questo polmone qua, aveva speso qualcosa come mezzo milione di, mi viene da dire, mezzo milione di euro per arrivare da me, che l'ho visto due o tre volte, non mi ricordo.
adesso, e dove lui ha risolto sul problema, tra l'altro è vivo da 10 anni. Però ci dobbiamo fidare di lei, capito qual è la differenza? Mi dispiace. Io per intanto sono io posso essere solo quello che sono io e posso solo dare con amore e con dedizione quello che è la mia conoscenza. Ma attenzione, io ho la fortuna di dare una conoscenza che non necessita di credenze. Subito, immediatamente, lei potrà verificare se questo corrisponde con la sua vita, con la sua, con il suo vissuto o meno. Per cui io ho la fortuna che non devo portare avanti nessuna teoria. Io le permetto di togliere gli strumenti perché lei possa capire cosa sta succedendo, e lei è grande abbastanza per vederlo. Ovviamente a qualsiasi età. Qualsiasi età. No, i minorenni, no. Io non vedo mai i minorenni, io vedo solo i genitori, che sono i migliori genitori di questo ragazzo o ragazza. Ma quante persone sono venute, cioè un ragazzo, un genitore che vengo con un ragazzo che aveva crisi epilettiche una quindicina di volte al giorno, ok? Li ho visti forse una volta o due, e il ragazzo non ha più niente. Cioè, ma non sono miracoli, sono sapere esattamente perché lui faceva questa roba e non era epilettico ed era sotto farmaci antiepilettici questo ragazzo. Cosa interessa a me? Questi farmaci epilettici non impediscono la crisi epilettica, semmai la riducono un po', va bene, è tanto meglio. Però dico. Però tutto questo, ripeto, se è così facile. Non è facile, sono 30 anni di lavoro, non è facile. No, dico, se è così facile verificarle. Sì. Cioè, fate presto a cercare l'evidenza scientifica. Ma la gente non ti riconosce ufficialmente, no. Eliminiamo questo no. Questo. Sì, sì, lo sto facendo. Le assicuro che sono assolutamente d'accordo con lei. Okay. Perché è in questo senso che stiamo lavorando. No? Il problema a monte di perché alcune cose sono state ostacolate, lo sapete anche voi, no? Avete investigato, avete visto nel mondo anche con questo, cioè tutti gli interessi che ci sono, non solo del Big Pharma, ma anche di tutta la struttura sanitaria basata su una serie di personaggi che sono chiamati in termini in gergo baroni, no? E che vogliono mantenere il loro potere, mi sembra anche giusto da parte loro, no? Poi fa niente se poi la gente per questo muore, fa niente, però intanto manteniamo lo status quo, no? Okay. Non c'è nessun posto del mondo, cioè non esiste un posto del mondo in cui le teorie di Anderson sono state validate ufficialmente? No, per intanto no. Non nel mondo, no. Ci sono tante, ci sono tantissime verifiche, ma non sono mai state fatte all'interno di un istituto accreditato. Questa è la differenza. Ed è questo che stiamo recuperando in questi anni. Ok. Andrea, tu hai... Sì, io aggiungo questa cosa, che si stava dicendo adesso, lei dice giustamente, io porto avanti queste leggi, porto avanti le cose che ho scoperto, ma le cose che ho... quello che ho scritto, e però ci sono persone che usando quelle stesse leggi fanno dei danni enormi. Questo perché non c'è ancora regolamentazione, effettivamente, no? Perché no. Chiunque, sì, però chiunque attualmente chiunque può prendere in mano le 5 leggi biologiche e dire io seguo le 5 leggi biologiche e uccidere una persona di in effetti perché non gli fa non fare... ha presenza di spirito, esatto. Non ha di antologia. Esatto, però questo deriva dal fatto che anche questa cosa non è regolamentata, no? Perché se fossero più regolamentate, se avessero un riconoscimento, siete questo danno, di questo, ragazzi? Sarebbero molto minore, sarebbero molto minore. Ma non era, ci sarebbe una regolamentazione. Cioè, ci credi ancora tu? A cosa? La regolamentazione. Sì, ma è l'unica cosa che ci salva. Ma no, no, è qualcosa che tentiamo di fare per salvarci, va bene, però la regolamentazione non mi dice nulla sull'operato di ogni singolo medico, ogni singolo psichiatra, ogni singolo psicologo, non mi dice niente la regolamentazione, capito? Io sono d'accordissimo, io sono molto d'accordo di regolamentare questa roba, anzi, domani, andiamo. Il fatto è che io
sto portando avanti questa battaglia proprio come quello che hai detto tu, no? Nel senso che questa grossa difficoltà oggi è che chiunque può prendere in mano o leggere un mezzo libro di Ham e dire io faccio leggi veloci, io faccio la terapia di Ham, quando non c'è nessuna terapia di Ham. Ma quando conosco le leggi biologiche è chiaro che ogni terapia eventuale deve essere vagliata in base al tessuto origine, al, cioè, quindi, a livello embrionale, a livello cerebrale, a livello organico, esattamente deve essere corrispondente con quello che sta succedendo nel corpo. Quindi qualsiasi terapia sarà poi da rivedere in base alle leggi biologiche. Però il fatto è che attualmente c'è un grande una grande arena di persone che per disperazione, per buon intento, stanno portando avanti queste conoscenze, ma dove manca la cosa essenziale, che è una posizione chiara, deontologica e precisa di cosa vuol dire portare avanti queste conoscenze. E una delle cose, forse questo può aiutare, una delle cose che io sto dicendo da sempre nelle mie lezioni, e se voi date queste informazioni alla persona che sta bene, voi fate informazione. Se voi date queste informazioni alla persona che ha ricevuto una diagnosi grave, voi avete una responsabilità terapeutica al 100%. E quindi avete un dovere di essere presenti e avere una chiarezza di cosa sono i vostri limiti, le vostre competenze, cos'è l'impatto che fa il vostro intervento alla persona che avete di fronte, e questo purtroppo non succede quasi mai in questa arena di gente di buona volontà che parla di Ham, di terapia di Ham, che non c'è mai stata una terapia di Ham, mai. E non è neanche quella che mi ha detto prima, non è fare niente, signori. Al contrario, è fare molto di più facendo le leggi biologiche. Perché oltre a curare la persona per quello che è la sua urgenza clinica, mi devo occupare anche di tutto il suo mondo emotivo, perché io so che tutte le sue situazioni emotive a cascata mi possono produrre nuove complicanze e nuove situazioni che mi possono portare addirittura alla morte la persona, non per il tumore originale, ma per tutte le cascate di angosce e paure che sono venute dopo. Per cui ho una responsabilità immensa di fronte però a qualsiasi cosa succede, poi appunto se questa persona muore, lei può sempre dire io non ho nessuna responsabilità, è lui che non ha risolto i suoi problemi. No. Non è troppo facile così. Non l'ho mai detto così. Non l'ho detto io. No, no, dico, rispetto alle vostre teorie, se una persona poi non risolve i suoi problemi e muore. No, non è che... No, questa non l'ha sentita da me. Questa non l'ha sentita da me, quella che se la gente non risolve i suoi conflitti allora muore. Noi abbiamo miliardi... Sì. Vabbè, però stiamo parlando di altri. Come se lei... parliamo delle teorie che ha scoperto Hammer, ed è un grande, però poi su queste cose lei lo disconosce. Allora, corrispondenza precisa tra psiche, cervello e organo, questa lui ha scoperto. Come poi si agisce con questa conoscenza scientifica e verificabile, questa è l'area, questa è la differenza. E io non dico mai che una persona vive o muore perché ha risolto o no il conflitto. No, una persona muore quando, avendo delle situazioni in cui non esce, avendo nuove situazioni di paura e angoscia, ha messo in moto tanti di quei processi che alla fine è troppo, ok? Per cui, se adesso una persona ha questa credenza che prima è malata perché è l'organismo che si è rotto, e ormai lei è scientificamente sfigata e ha bisogno di una terapia, oppure che crede che è solo il conflitto da risolvere per sanare, tutte e due sono nell'illusione. Mentre noi abbiamo una situazione dove giorno per giorno va valutato clinicamente cosa per questa persona può essere utile per salvare la vita.
e non c'è un bianco e nero, non c'è un risolvere un conflitto, perché ne abbiamo 50.000 continuamente attivi, non è che abbiamo una situazione, tutti i giorni abbiamo delle situazioni, ce le portiamo dietro, abbiamo quelle nuove, no? Semplicemente quando c'è una situazione. Però il suo agire non è misurabile, cioè se poi questa persona appunto muore. Ma muore perché? Perché? E allora è facile dire che. Cioè perché poi perché aveva troppi carichi addosso ed è morto. No, va bene, ma questo vale da tutti, ok? Adesso però, quando uno sta. Ma io dico dal suo punto di vista. Cioè, mio punto... è sempre, come si dice? No. Vincente sempre, cioè senza responsabilità. Cioè lei dice noi diamo responsabilità attiva, ho capito questo suo discorso, no, al paziente, alla persona, però si deresponsabilizza lei totalmente, qualsiasi cosa succede è lui, no, io è sono... lui che sceglie se fare la chemio, è lui se, che sceglie se farla o non farla, è lui che sceglie se star bene o risolvere i suoi io problemi, e alla fine se muore vuol dire che era troppo carico di problemi, non ce l'ha fatta. Queste sono, come dire, sono generalizzazioni che non hanno nessun riscontro nella situazione singolare. Il problema è che noi stiamo lavorando con una singola persona e io la mia responsabilità me la prendo totalmente, nel senso di essere assolutamente presente ai bisogni concreti di questa persona. Se quella persona muore, quindi le deve dire ho fallito pure io. No, perché la morte fa parte della vita. Non è che la morte è il fallimento, ma a un certo punto se una situazione è troppo grossa per la persona, è troppo grossa. Se mi cade addosso un legnetto, mi spacco magari un dito del piede, vabbè, ma se mi cade addosso una trave, mi spacca in due e muoio. Cioè, voglio dire, ma questo è semplicemente il fatto della vita. Sì, e io non sto parlando, non ho mai parlato di immortalità, mi sembra. No, okay? Io dico rispetto alla sua responsabilità. La mia responsabilità, il medico ha una responsabilità. La mia responsabilità è quella di fornire delle informazioni in modo che la persona di fronte, già fragile, in una situazione di angoscia totale, possa trovare un po' di sollievo per essere meno angosciata, per avere una comprensione maggiore di quello che sta succedendo e magari trovare le strategie che le permettono di uscire dal loop infernale. Punto. Se io fossi qui e non sapessi che lei è Mark Fisher, è come se lei mi ha detto come quello che farebbe un amico. Cioè, lei mi sta dicendo perché non c'è qui un quadratino con su che certificato, eccetera, eccetera. Che è quello che nella società moderna ci dà una... Che ci dà nessuna garanzia. Una regolamentazione. Ma scusate, ma questo è ancora credere a Babbo Natale. Tutte queste regolamentazioni non impediscono nessun medico di agire in maniera buona o meno buona, o addirittura fuori completamente dalle deontologie. Eppure è stato, c'è il suo certificato. Cioè, cosa vuol dire? Quindi la scienza funziona. A me interessa che le persone lavorino con senno e con presenza. Non mi interessa il pezzo di carta. Non sono contrario, attenzione, non sono contrario, sono ben d'accordo. Ma non mettiamo davanti il pezzo di carta all'operatore che ha la sua responsabilità di comportarsi secondo le deontologie. E io questa deontologia la sto portando avanti da anni. E questa è la differenza nel mondo hammeriano, tra l'altro dicono tutti con doppia M che vuol dire martello, vedete Hammer? Ecco, esattamente. Dire, proprio questa è la differenza, nel senso che stiamo portando avanti proprio questa attenzione e chi lavora con questa attenzione qua permette alla persona che è di fronte di essere più forte. Okay. E questo... Ultimissima, però così è come è uguale, cioè torniamo sempre allo stesso punto, cioè chi decide che Fister è serio e un altro che segue Hammer non è serio? È il paziente stesso. Tutto sto povero paziente. No, non è povero paziente, no, è una persona. Tanto per me non è un paziente, se vai al cliente, però dico, è una persona al 100% che viene da me perché ha un problema, che sia grave o non grave o uguale. Io le spiego esattamente. È pericolosissimo questo, lo capisce? Perché cioè, la persona deve capire se...
No, io le spiego. Fa capire se Pfister dice le cose giuste e invece quello della porta accanto che dice di seguire Hammer è un ciarlatano. Quando viene da me, magari non quello che hai detto muori fra due mesi, viene da me. Io gli dico, tu come fai a sapere che quello che ti dico è vero? Tu non puoi sapere. L'unica cosa che puoi fare è studiare questa roba qua e vedere adesso, guardiamo insieme con te, cosa è successo esattamente nella tua vita. Ma non a caso, più o meno, precisamente. E questo lo potrebbe dire anche no? Un altro sì. Che seguiamo. Bene. La persona è giusto che lo Stato cerchi di tutelare il cittadino, ma a furia di tutela abbiamo reso il cittadino un ebete, perché il cittadino è grande abbastanza per svegliarsi e cominciare a ragionare con la sua testa, se gli do gli strumenti cognitivi. E io quello che faccio? Gli do gli strumenti per essere in grado, non tutti, ma la maggioranza, sono in grado di comprendere cosa succede. Ma mi rimane questa cosa del ok, sostituiamo le cinque leggi biologiche con la pastiglia verde. No, no, con un simbolo qualunque, ok? Con, chiamiamolo in un altro modo, però io, non è una pastiglia. No, non è una pastiglia, ok? Quello che voglio dire è io ti offro una una conoscenza X, ok? Chiamiamola così, una conoscenza X. Poi, la conoscenza X la può dare lei e la può, quello che abbiamo detto finora, la può dare un'altra persona che... Che cosa mi tutela nel momento in cui c'è... Non c'ho una tutela, cioè, ma... Però questo predispone, voi questo non lo mettete in dubbio? Cosa? Che la certificazione al muro non tutela ben niente? E guarda che io ne faccio esperienza tutti i giorni. Di persone che arrivano dal medico che li ha terrorizzati a morte dicendo delle cose che lui non ha nessun fondamento di congruenza scientifica per dire, che gli ha detto ma lei muore in due mesi, dico come ha fatto a dirtelo, lui non ha nessun diritto di dire però questo. Io lì posso denunciare, il medico, ma che non è che il pezzo di carta significa che mi dice la verità, però mi tutela, nel senso io quel medico ha delle appunto regole da rispettare, per cui se dice una stupidaggine io posso denunciare, se viene da lei non è niente, capito, a livello ufficiale, e quindi lei è responsabilizzata da tutto. Chi mi tutela da questo? E questo è il punto. Io ho capito, cioè io vado, succede domani, mi succede qualcosa, vengo qui. Poi mi succede, muoio, facciamo corna, i miei genitori vogliono denunciare Mark Fister dice, ma io che ho fatto? Gli ho detto semplicemente di stare meglio, abbiamo parlato. Non è vero, non, perché non è semplicemente qui? Perché vanno fatte tutte le cose, non so. Sì, però non so, c'è una signora, che viene da me e che ha, racconto questa cosa qua, una signora viene da me e ha un seno che è gonfiato. Io non sono medico, le dico le due o tre possibilità che possono fare che il seno sia gonfiato, addolorante, eccetera, eccetera. Quindi le tre possibilità, sinteticamente, uno è l'adenocarcinoma, gamma mammaria, che quindi cresce piano piano e non fa male, l'altro è i dotti lattiferi, che quando ulcerano non sento niente, quando riparano gonfio, fanno stasi e lì ho il dolore, oppure può essere tutto il seno che gonfia, quindi è il tessuto connettivo, che quando sento che il mio seno non è a posto, eccetera, quando mi rilasso lì si gonfia. Io però non sapendo, non essendo medico, cosa faccio? Gli ho detto, ok, adesso lei va a fare una ecografia, dal suo medico, per vedere un po' quale tessuto qui sta in gioco.
Abbiamo anche trovato la sua storia, nel senso che lei aveva questa sua modalità di voler nutrire tutta la famiglia e quindi questa ghiandola mammaria, ma allo stesso tempo la sorella gli aveva tagliato i ponti e lei soffriva moltissimo di questo e quindi aveva questa situazione duttale sempre recidivante. Certo, adesso le ho detto ok, adesso facciamo vediamo un attimino che tu possa trovare una nuova modalità con la sorella, di tutto il lavoro che abbiamo fatto a livello emotivo, e fra 3 mesi vediamo. Dopo 3 mesi era cresciuto. Allora ho detto adesso vai dal medico, troviamo, lei si è operato il seno. Ok? Perché se tu non riesci a viverla diversamente, andiamo a agire, no? E ha fatto un intervento quadrante, ha tolto questo nodulo. E cioè, dove, ma non sono io che dico fai o non fai, perché non sono medico, ma vai dal medico. Non è un medico, magari quei 3 mesi sono stati fatti, magari doveva agire prima. Questo è il punto. Ecco, questa roba qui dei mesi fatali, no? È un'altra di queste cose assolutamente senza fondamento scientifico, no? Dire se non fai subito poi le metastasi, eccetera, eccetera. Allora c'è la signora che va al seno gonfio, va al senologo, gli fa ecografia, mammografia, ago aspirato. E l'ago aspirato lo riceve dopo 5 settimane il responso, no? Ma che urgenza c'è? Cioè, non c'è congruenza scientifica, io sto parlando di congruenza scientifica, signori, non sto più parlando di ipotesi. E quindi un mese o due non cambia niente. Ma neanche, non per me, ma neanche per loro, neanche per l'oncologo. Cerchiamo di essere seri. Non possiamo più parlare così. Quindi lei non pensa che tutto questo sia pericoloso? Tutto è pericoloso. Anche uscire fuori dalla strada. Perché possono arrivare il camion in faccia. Ok? Tutto è pericoloso. Io posso solo camminare stando sul marciapiede. Questo posso fare, ma se il camion viene fuori e mi passa sopra anche a marciapiede, mi dispiace, però prima che un ricercatore in che senso? Verificando ogni volta queste cose e anche già scritto questo piccolo libretto introduttivo che permette proprio di cominciare a vedere la metodologia. Però non ha né la formazione medica. Io non ha mai studiato né medicina né altre robe del genere. I medici e psichiatri, psicologi vengono alla nostra formazione, ma io non sono medico, perché io non conosco tutto questa conoscenza medica. Io conosco quello che è il modo di comportarsi di ogni tessuto in base precisamente all'embriologia, all'origine quindi embriologica di ogni tessuto, all'area cerebrale che dirige, in base all'emozione che questo va a attivare. Tutto da autodidatta. Se vuole non c'ho nessuna, cioè, non c'ho nessun percorso certificato, salvo il fatto che dopo 5 anni ho posto questa tesi all'Università di Charbonnet di Bruxelles e sono iscritto nel registro delle medicine psicologiche a livello europeo come operatore, come professore sulle 5 leggi biologiche. Questo è il mio titolo. E io non ho nessun certificato al muro. Io il certificato sono nel cuore, nel senso che ho la responsabilità di essere preciso in quello che sto dicendo, di dare gli strumenti alla persona per essere più forte. Questa è la mia responsabilità, ma è mia. È una deontologia che porto anche a tutti gli allievi della scuola. Però non ha nulla a che vedere con un certificato appiccicato al muro, che stiamo lavorando per questo e nei prossimi anni ho un paio di progetti dove ci saranno proprio una ricerca in ambiente accreditato, e sapete che questo non dura, ci vuole tempo, okay? E stiamo facendo. Okay. E io spero fra un paio d'anni
di poterci ricevere. Mi dispiace, io non ho potuto darti risposte per questo. E qual è il punto? Cioè il... Tra l'altro ringrazio per queste domande che mi ha fatto, perché sono domande sì, che anch'io mi pongo.